I've been crying all day cause I have big problems. No one told me that growing up was so hard. Nuovo vlog. Stamattina ho fatto tutte le mie cosine, come avete visto. Adesso mi tiro indietro i capelli perché lavo il viso e, ragazze, mi è uscito l'herpes. La mattina, lo so, nel momento skincare di tutti i miei vlog che iniziano la mattina, mi avvicino per farvi vedere. Le labbra stanno migliorando, tranne questo taglietto qui, e qua mi è venuto l'herpes. Tanto per cambiare, mi stavo anche impappinando. Sempre una gioia. Comunque adesso laviamo il viso. Oggi non faccio skincare, diciamo una skincare completa, perché l'ho già fatta, quindi lascio riposare un po' la pelle, tra virgolette, per non stressarla troppo. E lavo il mio viso con il mio gel detergente, metto il mio solito siero idratante di Essence e poi all'ananas. Ragazzi, lo amo, vi ho già parlato anche ieri nel vlog, vi lascio giù il link nell'info box del vlog di ieri. E poi sulle labbra per l'herpes mi ha dato il medico questa pomatina qui. E ragazzi, prima di mettere qualunque cosa sul viso, per qualunque cosa, chiedere sempre al medico. Comunque adesso faccio queste mie cosine, che stamattina dobbiamo andare a spedire anche il pacco che ve ne avevo già parlato nei vari vlog. E stamattina è arrivato il giorno che mi devo decidere, perché Pasqua è alle porte e se no non arriva più il pacco a mio fratello. Quindi mi porta mio suocero stamattina, perché voleva andare a piedi, ma visto che ho già preso colpi d'aria e non sto proprio in forma, sto meglio ma non bene, ecco, diciamo così. Sono una via di mezzo tra l'essere tutta giù, non so come si dice il termine, e l'essere bella in forma. Sono in mezzo, la fase intermezza. Comunque non me la sento di andare a piedi, perché sennò prendo tanto freddo, quindi mi porta mio suocero. Quindi faccio le mie cosine e ci vediamo in macchina. Stavo anche pensando che non è un problema, perché tanto ho la mascherina e nessuno mi vede. Vedete, lo metto sempre con un cotton fioc nei punti dove mi è venuto l'herpes. Sembra che stamattina stavo parlando anche su WhatsApp con una mia amica e mi ha detto: Katy, sembra che ti sei fatta le labbra. Cioè, in realtà io gli ho detto: guarda, sembra che mi sono rifatta le labbra, filler gratis. Cioè, sarà sicuramente un colpo di freddo. Comunque adesso lasciamo lì la pomatina, metto la mia mascherina, spero che non mi si incolli alla bocca. E adesso devo un motivo in più per lavare tutti i giorni la mascherina, che già la lavo tutte le sere in lavatrice i giorni che la uso, se no no. Però ho maggior ragione con le labbra in questo modo, perché sennò mi contagia, tra virgolette, la mascherina. E poi se mi rimetto la mascherina, vabbè, comunque. Adesso finisco le mie cosine e davvero usciamo. Oggi è anche una bella giornata, c'è il sole, meno male. Fatto tutto, finalmente ho spedito questo pacco, era ora, così almeno Luchino ti arriva, quindi non vedo l'ora. Fammi sapere quando ti arriva, scrivimi su WhatsApp, che tanto so che guarderai questo video. Quindi pacco spedito e ci vediamo dopo. Ragazzi, ho preso un pentolino perché adesso ho deciso di fare il budino. Ho già preparato anche il mio stampino dove all'interno metteremo il budino quando sarà pronto. E il budino è questo qua della Dolciando, è budino gusto vaniglia ed è già zuccherato, quindi noi ci andremo ad aggiungere solo e unicamente il latte. E di latte ne uso sempre una bottiglia, e me ne viene fuori una bottiglia e un litro, con all'interno due bustine. Adesso vi faccio vedere, io le faccio tutte e due. Praticamente all'interno della scatola troviamo queste due bustine, che adesso apriamo e vado a mettere subito nel pentolino. Io faccio sempre così, dopo apro il latte e comincio a metterne
un goccio, se riesco con una mano, ok. Ne metto sempre un goccio all'interno così, tanto usiamo tutta la bottiglia, un litro. Comincio ad accendere il gas e lo metto proprio lento e col mestolo di legno comincio a mescolare finché, senza far girare il pentolino, finché non si tolgono comunque tutti i grumi. Quando viene bello liscio aggiungo tutto il resto del latte, lascio bollire, intanto cominciamo a togliere tutti i grumi. Ecco ragazze, più o meno quando è così che si tolgono tutti i grumi, lasciamo sciogliere bene, vado ad aggiungere completamente tutto il latte, mescolo, 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 sempre in continuazione perché sennò mi si attacca il pentolino. Io aggiungo 1 litro praticamente, ogni bustina è mezzo litro, c'è scritto proprio sulla busta, adesso ve lo faccio anche vedere. E adesso mescolo sempre finché non diventa bello liscio e una volta che bolle lo lascio bollire, ma neanche 2 minuti di orologio, di cronometro, e poi lo andiamo a versare nel nostro stampino che vi avevo fatto vedere. Ecco qua c'è la descrizione, come vedete c'è scritto il contenuto di una busta in una casseruola, aggiungi poco alla volta mezzo litro di latte, quindi io facendo 2 buste, 1 litro. Questa è la descrizione, così ve la leggete bene. Spero che metta fuoco. Intanto ho fatto spazio anche nel frigo, così poi lo andiamo a mettere lì. E qua, guardate, c'è tutto il cioccolato di Pasqua che voglio farvi. Non guardate le unghie, che dopo rimetteremo lo smalto, ma con i mestieri mi dura da Natale a Santo Stefano, come vi ho sempre detto. Il cioccolato abbiamo 3 vasetti e vi ho già detto che voglio farvi, non in questo vlog, no, erano 2, si vede che l'altro è sparito col cri, però voglio farvi il video di come riciclare le uova di Pasqua. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea. Una bella ricettina, tipo il salame al cioccolato. Sì! Fatemi sapere se volete il salame al cioccolato, che faremo proprio quello. Da-dam! Bundillo pronto, ho già messo il pentolino con l'acqua dentro perché così almeno non mi si incrosta e riesco a pulirlo dopo facilmente con un goccio di detersivo. E questo è il budino, adesso aspetto che si raffredda perché come vedete fuma e poi lo mettiamo in frigo. Adesso io faccio 2 cosine in casa e poi devo rispondere un po' di mail e poi ragazze mangio, vi faccio vedere poi con cosa pranzerò, sempre se non l'avete intravisto, perché non devo neanche cucinare perché ho cucinato ieri sera ed è avanzato, quindi lo mangerò oggi a mezzogiorno perché io non butto mai via niente, quindi quando avanza qualcosa la sera lo mangio il giorno dopo. Infatti oggi mangiamo quello che avete visto, dopo vi faccio vedere bene cosa mangerò a pranzo e poi mi voglio lavare i capelli e intanto li stiriamo insieme oggi perché oggi ho proprio voglia di capelli lisci. Arrivato il momento manicure, sto togliendo tutto lo smalto, sto facendo una fatica allucinante, sto usando questo qua della Sien, il nail polish, e poi ero indecisa se mettere l'oro o il nero, adesso vediamo, prima di tutto devo pulire e lavare bene le unghie e rimuovere quello che è rimasto dello smalto. E poi deciderò quale mettere, ma guardate che schifo di unghie, quindi devo pulirle e sistemarle bene. Poi un giorno vi farò anche, come vi ho già promesso, il video dedicato alle unghie, come quello dedicato alla skincare, piano piano faccio tutto. E oggi sono indecisa, ma mi sa che alla fine tornerò a mettere il mio solito nero. Vediamo, magari faccio nero con tutte nere con l'anulare, questo qua. Praticamente lo faccio oro, adesso vediamo. Comunque vedrete il risultato. Va, le faccio e arrivo. Ha appena finito un'unghia e alla fine ha vinto il nero. Figuriamoci se il nero con me non vinceva. Unghietta fatta, c'è una manina, adesso faccio l'altra. È quasi arrivato a mezzogiorno e ieri avevo fatto la pasta al ragù. Mi ha chiamato anche il Cri, mi ha detto che viene a casa a mezzogiorno in pausa pranzo a mangiare. Quindi adesso io scaldo la pasta e la mangiamo insieme. Io e il Cri ci vediamo a tavola con lui. Ecco qua la tavola pronta, la mia è pronta, adesso prepariamo la sua e qua c'è il suo budino che tra l'altro si è solidificato, sono passate 3 ore. Quindi noi adesso mangiamo e ci vediamo dopo perché ho messo sulla maschera dei capelli e dopo vi faccio vedere tutti i miei prodotti, tutto quello che uso e ci stiriamo i capelli insieme. Adesso arriva il Cri e mangiamo. Buon pranzo! Ragazzi, è finito di mangiare, ciao amore mio! Adesso lui si mangia il suo budino. Intanto io porto questo lì che dopo laviamo i piatti e andiamo in bagno a farci i capelli. Io comunque sono scioccata perché stamattina vi ho portato con me a spedire il pacco a mio fratello e proprio oggi mi è arrivato il suo pacco. Guardate ragazzi, Luchino, vuoi farmi piangere? No, chiedo. Guardate, cioè io non ho parole.
Mi ha regalato una piastra per capelli, ormai sto facendo la raccolta, ne ho mille, però questo mi mancava e quindi grazie Luchino. Anzi, adesso lavo i capelli visto che è arrivato in tempo perfetto, è arrivato proprio adesso e infatti adesso mi lavo i capelli che dovevamo già lavarli e la proviamo subito insieme. E questo è la sorella maggiore, la tua migliore amica, la tua maggior critica e la tua più feroce protettrice. Poi quello che c'è scritto: Buona Pasqua, ti voglio un mondo di bene, sei un amore. Punto, punto. Eccoci ragazze, sono andata in bagno, si sono già fatte le 4 del pomeriggio, ma va bene. Intanto ho lavato i capelli, ho tolto la maschera che ho tenuto. Da oggi praticamente l'ho tenuta su più di 2 ore, oh mamma mia. Comunque è l'Olaplex. Ed è proprio questo qui, numero 3, che praticamente ragazzi ho finito completamente. Io sono qua, ciao. Mi viene da piangere, ma devo ricomprarlo assolutamente perché è la miglior maschera, tra virgolette, ristrutturante del capello che ho mai visto, provato e testato. Però ne ho, diciamo, questa costa 24, quindi non fa parte della categoria low cost, ma ci sono, diciamo, delle maschere viso che vi ho già parlato e ve ne parlerò anche in futuro, perché adesso ho finito questa, aspetto a ricomprarla, che costano non la metà, ma meno della metà della metà della metà e che sono molto ottime, quindi ci sono anche molto ottime, però questa davvero, ragazzi, è top. Adesso comunque procedo ad asciugarmi i capelli con il mio phon della Silvercrest e poi proviamo la piastra nuova che mi ha regalato Luchino. Come spray protettore uso questo qua che ho preso all'acqua e sapone di Adorn, praticamente è uno spray per phon e piastre, mi trovo da Dio. Praticamente lo spruzzo così su tutte le lunghezze, in questo modo, e poi vado a pettinare i capelli, non nell'occhio. Ah ragazze, mi sono dimenticata di dirvi che prima di pettinare i capelli metto anche il mio olietto. Io utilizzo questo qua della Vital Care. Guardate le labbra come sono completamente rotte. Comunque utilizzo questo qui, ne metto un po' sulla mano, massaggio i capelli e poi davvero adesso asciughiamo i capelli perché non vedo l'ora di provare la nuova piastra. Finito di passare solo il phon per adesso e ragazze sono completamente morta, mi fanno male le braccia. Comunque, phon passato. E adesso finalmente mettiamo in carica la piastra. Tutum! Adesso l'apriamo. È proprio piccola, piccola, piccola. Comunque adesso l'ho attaccata in carica e c'è la lucina e adesso la proviamo. Ragazzi, adesso ho fatto mezzi capelli, metà capelli. Questo è il risultato, diciamo che non è super super liscio tipo le piastre a vapore, però devo dire che è proprio carina come piastra, assolutamente sì. Diciamo che rispetto alle piastre a vapore non mi toglie tantissimo il crespo, perché in alcuni punti sono un po' crespini, però devo dire che super top. Fatemi sapere cosa ne pensate, io adesso vi saluto, vado avanti con gli altri, così almeno finisco, che devo registrarvi un video dove provo un casino di novità make-up e nel frattempo ne ho approfittato, così almeno vi faccio il video delle novità make-up che poi vedrete nel canale con i capelli nuovi. E vi mando un bacione senza toccarmi le labbra, ho messo anche un po' di cremina ancora. Spero che mi passi in fretta, però per il resto sto meglio, visto che mi chiedete in tanti come sto. Un bacione e al prossimo video. Ciao!